Buongiorno, sono molto felice perché oggi è arrivata Yves Rocher e in questo nuovo pacco, che è gigantesco, ci sono tantissime novità e non vedo l'ora di farvele vedere, per cui partirei subito. Ho già aperto il coperchio perché oggi, questa volta, me l'avevano, guardate, sigillato un sacco e quindi ho dovuto aprirlo con un po' di forza. Procediamo subito e direi che procedo con la prima novità, ed è una novità che è già presente nel catalogo successivo di questo mese, ed è la linea Famil Bio. È una linea adatta a tutta la famiglia, sostanzialmente questa è l'idea, ed è vabbè, biologica, ed sono tutti prodotti a base di mela. Succo, bucce, da quanto ho capito, no, insomma, comunque estratti di mela, e in particolare, ad esempio, questo è un gel universale, un gel lavante universale, perché è adatto sia per pelle che per capelli, quindi può essere un gel lavante, e un gel è uno shampoo per capelli, quindi ottimo per chi appunto magari utilizza un unico prodotto per tutto. Mi viene da pensare, i maschietti in genere fanno ciò, quindi averlo in doccia è utile perché va benissimo per tutti, e poi invece per gli altri possono usare e scegliere tutti gli altri prodotti che abbiamo in gamma. Allora, stanno usando il profumo, effettivamente ricorda la mela, quindi è molto fresco e piacevole. E poi cosa abbiamo? Una crema idratante leggera, sempre estratti di mela, ed è da applicare mattina e sera sul viso, quindi una crema idratante per il viso. Oh sì, che non le avevo. No, non è vero che le avevo finite, ne avevo altre, però non ce n'era nessuna che volevo iniziare. E questa potrebbe essere interessante da provare. Questa invece si chiama Cica Crema Riparatrice, e sempre con nutrienti di mela. E diciamo che per tutto, viso, corpo, mani, nel momento in cui ci sono delle irritazioni generali, ripara la pelle e la nutre immediatamente. E niente. Quindi questa diciamo che è un po' più un'azione d'urto per zone irritate. E questa è la linea, in realtà ci sono altri prodotti, ma nel set c'erano questi tre, perché insieme, cioè con questo set, ci regalavano, e guardate, una bellissima tazzina, che caruccia, un po' piccola, nel senso che normalmente io uso tazze un po' più grandi, tipo per la tisana, però dai, è carina, molto bella, molto bella, molto bella. Andiamo avanti, adesso vediamo. Oh sì, no, se li metti qua non vedo un cavolo. Andiamo avanti e cosa troviamo? Allora, questo è carta. Allora, ho preso un po' di prodotti viso vari. Ah no, questo no, non l'ho preso io. Aspettate, devo fare un attimo mente locale perché non mi ricordo assolutamente niente. Ah, forse cosa ho preso? Io ho preso sicuramente questa e forse queste due. Penso di sì. Forse qualcos'altro, ma non mi ricordo. Un secondo. Qui che cosa c'è? Ok, no. Qua che cosa c'è? No, neanche. Ok, secondo me allora erano questi. Allora, i prodotti viso, prendendo e spendendo un tot per prodotti viso, sì, avevo in omaggio un kit, che adesso ricompongo, se mi ricordo, perché non mi ricordo, e ho preso le due acque micellari alla camomilla, che spesso me le chiedono i miei clienti, quindi me le tengo in magazzino, diciamo, e poi anche la crema Anti-Age Glow Bell giorno, che anche questa è abbastanza ricercata, perché se ce l'ho in casa molto meglio, che faccio prima. Visto, e ne ho approfittato come si dice, dell'offerta. Allora, l'offerta mi dava in regalo, ok, un kit contenuto in questa bellissima pochette, che è praticamente il tema, insomma, che hanno su cui hanno, sono, hanno puntato alcune. Ops, c'è un gatto. Gatto, scusa. Saluta. Saluta. Ma adesso non puoi stare davanti alla telecamera. Sei bellissimo, ma devo fare vedere i prodotti. Tu come fai se ci sei davanti? Allora, questa è la pochette, molto bella, direi, penso, spaziosa. Aspetta un attimo, dai. Fai qua, vai qua, tipo, e guardami da qua. Ok. Allora, in questa pochette c'erano delle mini, ok, di varie cose, credo queste,
se non ricordo male, ma sono tutte sparpagliate in giro, quindi adesso vedo di ricomporre. Allora, se non ricordo male, c'era sicuramente questo mini shampoo, gentle shampoo con, ok, questo è per capelli normali o secchi, comunque uno shampoo delicatezza, quindi uno shampoo delicato, però nel formato secondo me va benissimo per quando si devono fare dei mini viaggi, si deve portare lo shampoo. Poi c'era il gommage corpo nella profumazione Fiori di Prato, che è una delle nuove profumazioni introdotte. Il gommage, tutto sommato, io adesso tendo ad utilizzarlo, adesso devo rimettermelo in doccia perché l'ho finito, e, però buono. Profumo non è male. Poi erano 5 cose ma non me ne ricordo. Sì, questo forse 4, allora forse 4, ah no, ecco la quinta trovata. C'era il gommage, invece questo è per la pulizia del viso, per applicare 2 volte a settimana sul viso e risciacquare, quindi questo è per il viso. Poi c'era una crema, la Supra Essence correttrice, una crema correttrice, adesso aspettate che cerco l'italiano e vedo bene cosa vuole significare questo. Ah, ok, no, niente, surprises, niente, no, non so niente. Credo sia una cremina molto idratante, eccetera eccetera, sempre della linea Anti-Age Global. E infine c'era una mini size del profumo nuovo, questo è nuovo, è della linea che è stata tutta rivisitata nel packaging e nella trama, nel tema e nelle immagini. Alcune profumazioni sono state mantenute, mentre questa è la nuova che si è introdotta. E quindi io me la spalmo, cioè la spruzzo, perché non me la ricordo più. Mi ricordo che mi piaceva, nel senso che secondo me è molto buona. Ma certo, sveglioni, ma se non gli fate il doppio coso, non rimane. Vabbè, comunque questa è la mini taglia. Credo di avere anche il profumo in grande io. Tutto dentro questo, in regalo con l'acquisto appunto di quei prodotti viso. Poi andiamo avanti, credo allora con l'acquisto che io... Ah no, vado avanti perché all'interno... No, di qua invece vedo questo. Ho comprato questo per acquisto su richiesta di una cliente, il correttore, e questo l'ho già provato anch'io, molto buono, e quindi questo, e con questo, oh no no, niente, scherzavo, questo. Poi c'erano in omaggio, ma non ho capito bene per quale soglia che ho raggiunto, ma c'erano in omaggio anche due fondotinta, mini di fondotinta, che diciamo che io sono sommersa da questi mini di fondotinta, che vanno benissimo, tra l'altro questi per viaggio secondo me sono ottimi, 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 però io li uso pochissimo, cioè mi trucco solo una volta a settimana forse, se c'è proprio, mi sono ispirata, con i fondotinta, con tutto compreso, se no... Matita, mascara, ciao, saluti, è velocissima, tipo oggi manco quello. E comunque, in realtà questi sono comodi secondo me per viaggi semilunghi, perché è tra l'altro richiudibile, quindi posso aprire e richiudere, non è tipo come le bustine che invece una volta aperte sono aperte, magari sono più scomode da tenere, insomma, più a lungo. Poi, invece, altra cosa che c'era, un'offertina, di cui ho approfittato anche in questo caso, era l'acquisto di un Rouge Elixir Brillant, quindi il matitone rossetto, che in omaggio dava invece una non troppo mini taglia di profumo, e ho deciso di prendere questa qua, Bloom Mon Rouge, che è uno anche questo dei nuovi. Questo dove me lo spruzzo? Sul maglione? O dall'altra, no, l'altra mano, forse ce l'ho a disposizione, no, facciamo sul dorso, ok? Molto buono, sì, mi piace molto anche questo, che no, secondo me non c'entra niente con il Mon Rouge, perché questo è molto più floreale, effettivamente, infatti si chiama Bloom Mon Rouge, anzi, Bloom in Love Mon Rouge, e quindi anche ho approfittato anche di questa offerta, ma... Ah no, aspettate,
ma sono anche riuscita ad arrivare a una soglia abbastanza alta di ordine e quindi avevo in omaggio la, la crema, la Rich Cream Antirughe Benefica Giorno. Qua non va bene. Poi la crema antiruga benefica occhi, quindi questa, e un sacco di campioncini molto interessanti che dovrebbero essere, tra questi dovrebbe esserci anche quella dell'olio sempre viso, se non ho capito male, ma è della linea Rich Cream, all'olio di rose, qualcosa del genere. Vediamo se è vero o ho capito male. Allora, qua dentro abbiamo dei campioncini che sono sempre della, in realtà, crema viso questa. E qui vediamo un po' nell'altro pacchettino che cosa abbiamo. Ok, via tutti questi scotch. Aspettate, non voglio rompere i sacchettini perché poi possono essere sempre utili per fare qualcosa, per cui, cioè per contenere qualcosa utilizzare. No, anche da questa parte sono sempre campioncini della Rich Cream, quindi la stessa, la crema giorno. Forse no, però crema anti-rides, no, forse è un altro tipo di crema, sempre giorno, sempre della linea Rich Cream, non è quella che, di cui ho invece il barattolo. Peccato, avrei preferito avere anche, cioè visto che già avevo in regalo la crema e il contorno occhi, diciamo così, l'antirughe in formato grande, avrei preferito avere il campioncino almeno della novità. Pazienza, non c'è. E quindi sarò costretta a comprarlo, mi sa. Vabbè. Allora, andiamo avanti con l'ultima cosa che vi devo fare vedere, che è ovviamente l'anteprima della linea, diciamo, primaverile. Se vi ricordate, sempre intorno a primavera ci sono un po' di rivisitazioni di alcuni prodotti, diciamo standard, tipo il mascara, i rossetti, mettendoli in veste primaverile, e poi l'introduzione, insomma, di qualche novità proprio, cioè diciamo limited edition proprio per la primavera. E questa volta l'anteprima era cioè diciamo che il campionario era bello corposo, e quindi ho approfittato perché, allora, insieme a tutti i prodotti che già un po' vedete qua, c'era tra l'altro una fantastica sacchettina, guardate che bella, carina, che è molto primaverile, con dei bei colori, per appunto contenere ad esempio un bel regalino, però molto bella, bella, bella rigida, molto bella. E quindi adesso vi faccio vedere le nostre anteprime. Allora, prima anteprima, molto carina, è lo smaltino lilla, guardate che bello. È una bella colorazione. Ah no, tra l'altro non lo vedevo perché non era ancora stato illuminato. È perlato, è lilla perlato, molto molto delicato e molto carino. Bello, bello, bellissimo. Mi piace molto, anche se io non metto lo smalto, però mi piace vederlo, mi piace. Poi c'è, come al solito, il mascara Intense Metamorphose vestito a festa, cioè in questo caso per primavera, e con questa bellissima fantasia e questo bellissimo colore violetto e colore nero, molto interessante. Poi abbiamo invece il rossetto, anche questo vestito a festa, e credo, in realtà secondo me anche il colore non è un colore di quelli presenti, si chiama Frisia e finish satin, molto bello. Sono indecisa se aprirlo. Adesso ci devo pensare. Poi andiamo avanti. Ci sono due palettine che sono, credo, una palettina viso e una palettina occhi, ma ve le faccio vedere tra un attimo. E poi c'è l'acqua profumata, quella per capelli, corpo e tutto, e l'eau de toilette.
Allora, ad esempio, quello della primavera scorsa mi è piaciuto un sacco. Era questo, soprattutto lo uso tantissimo, è freschissimo. L'avevo usato tanto ad estate, ma stavo già usando un'altra, quindi non l'ho finito, ne ho ancora un po', quindi adesso ogni tanto me lo spruzzo quando ho voglia di freschezza e di un po' di voglia di estate. Estate, barra primavera. Allora, questo... Allora, secondo me non riesco a sentirlo bene così. Sentiamo anche il Eau de Toilette. Eccolo qua. Guardate, la fantasia, secondo me, questa volta è molto molto bella. E anche... Oh, madonna. E anche qua, vediamo dove posso spruzzarmela. Di qua, a questo punto. Allora, vediamo un po'. Allora, diverso. Però vediamo se ci dà dei suggerimenti su che cosa dovremmo sentire dentro, all'interno di questa. Qui dice rosa, c'è anche camomilla e una freschezza verde vegetale. Sì, sì, è molto molto più tendente al... Non so, il profumo di pulito, quindi non so, panni puliti, queste cose così. Quindi rispetto a quello dell'anno scorso, questo lo preferisco un po' meno. L'altro era molto più fresco e un po' di più, però secondo me poi usato così, visto la loro utilità, nel senso di quello proprio di fare un rinfresco generale lasciando una profumazione buona, secondo me può funzionare anche in questo caso. Ovviamente tutti abbiamo le nostre preferenze, io preferivo quello dell'anno scorso, però buono anche questo. Vediamo le ultime cose che ci siamo lasciate, e questa volta vediamo di aprire la palettina. Come sapete ormai le loro palettine sono tutte in cartone completamente, non vi è più neanche lo specchietto, e in questo caso sono bronzer e blush luminoso. Come vedete qua vi indica anche come fare se non siete proprio abili, dove mettere tutte queste parti. Molto interessante, molto carina. Anche le cialde hanno impresso la trama dell'edizione limitata. Molto bello, molto bello, mi sembra molto luminoso il blush. Andiamo avanti invece con la palettina, che è quella che un po' più mi intriga, vorrei proprio vedere che cosa ci offre. E vediamo anche qua, ok, sono 4 colori. Abbastanza semplici, però diciamo primaverili ovviamente. Anche qua vi dà un suggerimento di utilizzo, quindi di provare a utilizzarlo all'interno dell'occhio, mettere il colore più scuro, sulla palpebra proprio centrale il numero 3, poi il numero 2 lateralmente, e il numero 1 quello più chiaro per fare sfumatura. In realtà sto pensando, beh sì, violetto, io non so quale dei due secondo voi, cioè, ok, il più chiaro è questo ed è anche quello unico, l'unico matte, e quindi il numero 1. Il verde è direi decisamente questo, e tra il 2 e il 3 sinceramente faccio fatica, ma forse sono anche intercambiabili, nel senso, forse sì, potrebbe essere, no, non saprei dirvi, però vi posso dire che adesso li proviamo, perché questi li voglio provare. Uno, ho sufficienti dita? Sì, sono 3, io dovrei avere 5 fino a prova contraria. Ok, e provo anche il matte, che ovviamente... Oh, molto bello! Allora, guardate sulle dita innanzitutto. Ho giusto fatto una passatina, adesso proviamo senza spantegarmelo da qualche altra parte. Sulla mano, no, sul braccio. Ok, allora, devo dire che... Guardate, beh, ovviamente come già, oddio, sa per capire tutto, già come avevo visto, insomma, e forse è giusto anche così, l'idea della primavera è molto leggera. Questo forse rosa l'ho preso un po' poco, sì, perché era il primo, infatti. Guardate che le rimetto. Ok, quindi sono molto molto leggeri i colori. Non si vede l'ultimo, ma in realtà vi assicuro che preso con la luce giusta è quello che mi piace di più. È molto particolare.
però è molto, ovviamente è più forse un top coat, non si vede proprio, direi, dall'inquadratura. Sembra non esserci, ma vi garantisco che è quello che mi dà una buona luminosità. Sicuramente il rosino è abbastanza evidente, questo. Dovete fare un po' più di passate, forse. Il verde, invece, ho fatto una passata soltanto e neanche preso troppo, funziona bene. Quest'altro da sfumatura è molto chiaro, molto bianco, e quindi sono da dosare giusto, però anche lui funziona. Quindi anche la palettina, io direi, ma tutte le palettine io le adoro tutte, abbastanza provate. Devo un po' testarla in realtà sull'utilizzo dell'occhio, perché comunque i colori loro sono belli, ma ovviamente la pigmentazione non è altissima, quindi bisogna saperli utilizzare. Ma secondo me anche qui è una proprio anche una scelta, di avere comunque dei prodotti abbastanza naturali senza essere troppo aggressivi o molto forti. E quindi anche questa palettina la proviamo. E credo che non ho, se qualcosa non si è nascosto nei meandri, dovrei avervi fatto vedere tutto. Ecco, questo è il nuovo album, numero 3. Ero convinta fosse 4. Ah no, ma il 3? Sì, è il numero 3. Io ero già al 4, ma non so per quale insano motivo. Questo è il numero 3 e questa è la novità del prossimo album. Ed è quello che io volevo tanto avere. I campioncini invece non li ho. Peccato, però non si sa mai, per la prossima volta potremmo sempre pensare di fare un ottimo acquisto. Quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima.